CMM. Questa sera siamo a Gioia Sannitica per la 20ª edizione degli Antichi Sapori. Stasera io preparo anguria, quindi frutto di stagione, fresco, dolce, non preparo niente di altro. Due secondi, le specialità della casa? Sono tutte fatte al momento, pietanze al momento, non è niente di pronto, tranne la lasagna, crepa, vabbè. Le specialità sono, i funghi porcini sono alla base di tutti i nostri piatti. Poi cerchiamo di far conoscere i prodotti locali, quindi i peperoni, melanzane, legumi. Quindi queste sono proprio le specialità di ogni sera. E poi cose antiche che anche i giovani hanno dimenticato, quindi la trippa, il soffritto, gli abbuoti. E quindi sono cose che comunque molti giovani non conoscono, quindi incuriositi ci chiedono gli ingredienti. Benissimo, la ringrazio, buona serata e buon lavoro. In questo momento ci stiamo incamminando verso quell'archetto che si vede laggiù e proviamo a chiedere che altre specialità ci sono. Posso chiedere le specialità di questa sera? A vuoto e spiedino classico e macinata e pancetta. Le altre sere c'è stato qualcosa in più o...? Questo dovete chiederlo ai primi piatti perché qua è standard. E noi vi auguriamo una buona serata e un buon lavoro. Grazie. Volevamo sapere se avete già mangiato, ma penso di no. No, non ancora, siamo in attesa comunque. C'è una fila un po' lunga, ma questo è positivo perché vuol dire che si mangia benissimo. Infatti... Ottimo, ottimo, veramente ottimo. Abbiamo mangiato un primo piatto ai funghi, una specialità veramente, è la seconda serata che vengo. Me ne è arrivata un altro tipo, quindi sono in attesa di sapere. Comunque abbiamo ordinato un po' di varie specialità. Pizza fritta e patatine e vitello. Buoni, mamma mia! Qui c'è una signora che conosco. Posso? Come ti chiami? Giusy. Allora Giusy, che cosa stai facendo di bello? Sto mettendo le patatine nei liquidi un po'. Quindi tu ti occupi di questo servizio? È difficile, non è, però è divertente. Buonasera, siamo di Castello Matese News. Volevo chiedere a lei di che servizio si occupa? Noi carne e peperoni imbottiti. Si sente un profumo meraviglioso. Volevo farvi i miei complimenti personali. Yeah. Buonasera, volevo chiedere che cosa state facendo di bello. Stiamo facendo il caciocavallo impiccato. Le persone aderiscono? Sì, abbastanza. È un prodotto che piace, quindi... Volevo chiedere, questi sono prodotti vostri? Esclusivamente nostri, produzione nostra. Da che zona venite? La zona di produzione è Cervinaria e Forchia, invece l'azienda si trova a Santa Maria Pico. Bene, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, grazie, arrivederci. Abbiamo con noi due componenti della protezione civile. Ragazzi, c'è molto da fare queste sere? Vabbè, questa è una... Tramite l'organizzazione della saga
praticamente per fare il servizio di sicurezza che stessa la SAG ci dispone come organizzare per parcheggiare le macchine, per appunto, perché c'è anche servizio ambulanza, per diciamo se succede qualcosa, ma è difficile, per diciamo sgombrare subito per evitare casino in traccia per altre persone. Grazie, okay, grazie. Grazie. Buona serata. Allora, volevo chiedere se c'è stato da fare questa sera. Sì, sì, sicuramente. È una bella manifestazione. Non si è sentito male nessuno? No, no, assolutamente. Speriamo che va tutto bene. Tu che cosa hai da dire? Cioè, speriamo che esce un pochettino di lavoro. Cioè... No, 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 dai. No, dai. È meglio che si sentano tutti bene. Ok, vi ringrazio. Buona serata e buon lavoro. Intanto, grazie mille e buona serata. Diciamo che questa è la cosa bella, che siamo un gruppo di amici, quindi ce la mettiamo tutta, arriviamo stanchi, arriviamo affaticati, però è bello. Ne vale la pena. E poi quando ti dicono un sorriso o un grazie, vengono le persone e ci ringraziano per noi, vale tanto, sì, vale tanto. Benissimo, volevo chiederle un saluto per Castello Matese News. Io ringrazio voi che ci avete onorato con la vostra presenza e i nostri amici di Castello, anche perché noi facciamo parte del gruppo del consorzio delle Prologo del Matese, quindi è per noi è un onore ospitare un'altra Prologo, un'altra dell'altro paese, che siamo amici. La cosa bella è anche nel consorzio, ci ha aiutato a crescere insieme, quindi c'è uno scambio di idee, di scambio anche culturale, perché ho imparato a conoscere paese, pur essendo di qua, che non conoscevo, quindi Ledino, Valle Agricola, che io non c'ero mai andata. Invece adesso con il consorzio, il fatto di incontrarci spesso, quindi questo ci ha portato anche a conoscere gli altri, quindi è una bella cosa, però ce la mettiamo tutta. Grazie. In bocca al lupo! Grazie mille, buonasera, grazie. Buonasera. Allora abbiamo con noi l'assessore Pasquale Camputaro. Buonasera, buonasera. Buonasera. E volevo chiedere se organizzare una manifestazione del genere richiede tanto tempo, tanto fastidio, tanta preoccupazione. Sicuramente per la presenza che potete notare così massiccia che ogni sera affluisce a questo paese, dietro c'è una, diciamo una grande organizzazione. Se arriva tutta questa gente, un motivo c'è. CNN, da Gioia Sannitica è tutto. Hola!